sportivi, buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con 80° minuto per i risultati delle partite di serie A, B, C, D e la miseria quanta sono. Cominciamo subito la serie dei nostri collegamenti passando la linea a Giampiero Galeazzi che ci parlerà della partita della Roma. A te, Giampiero. Noi, ragazzi di oggi, noi. Signora? Signora? Ma rifacci questa voce. Sento una voce, non so da dove viene. Chi è? Sono Valenti e a me serve Galeazzi. So, la flora e a me che me frega. Bene. Non è pronto il collegamento e allora... Sì. Ah, mi scusi tanto, vuole il Giampiero? Io sì. Lo cerco subito, ma aspetta un tantino, eh? Giampiero, te vanno! Beh, è andato a cercarlo. Passiamo oltre con il consueto commento sulla giornata odierna da parte del nostro ospite Alfredo Pigna. A te, Pigna! A Vicenza, Vicenza batte Bologna 1-0. Atalanta-Fiorentina 1-0 o 0-1 o pari a seconda, non lo so. Avellino-Como non lo so. Bari-Lecce neanche questo so. Inter-Roma X. Pisa-Sampdoria Y. Torino-Napoli 2-0 e uno che ne riportavo 3. Udinese-Juventus così così, non ci si può. Verona-Milan sospesa al 43° del primo tempo per eccesso di gol. E veniamo alla classifica. Al primo posto troviamo il Righeira con l'estate staffetta. Al secondo, non ho pensato ancora, una braciolina di maiale o un petto di maiale. Al terzo posto il Torino con 44 punti e al quattro... Il Verona con 65 e al quinto il Napoli con 22. Allora ricordiamo che Udinese, Pisa e Bari devono presentarsi accompagnati dai genitori. Passiamo a Tonino Carino che come al solito ci parla da Ascoli. A te, Carino. Grazie Paolo, sono carino, sono piccino, sono la gioia di mamma, se mi sporco il vestitino il papà mi fa cia cia. Gran bella domenica, quella odierna, contata siamo stati a trovare zia Rosi che ha proprio una passione per te, sai Paolo? Sì. Panino con il succo e con il formaggio. Domenica ricca di gran gioco, alle 15:45 una fettina. Tata mi ha preparato la torta di mele. Ma per venire al calcio niente di importante da segnalare, sì. Una fettina basta. Ed ora passiamo la linea a Giampiero Galeazzi che ci parlerà della partita della Roma. A te, Galeazzi. Giampiero? Sì, io la voce la sento, ma non so se siamo collegati. Se ha detto via, puoi parlare. Mi scusi, non c'è Galeazzi? Io la voce la sento, ma lui a Valenti non lo vedo di faccia. Ma non lo puoi vedere, parla! Sì, buonasera. Buonasera. Siccome che mio marito è influenzato, forse... C'è un tossicone di quelli e allora mi ha chiesto... No, signora, sono qui, qui davanti a lei. Sì, ecco, buonasera. Buonasera. Che siccome che sono ciecata, io non la vedo. Non so se lei c'è o... Ci io... sono. Siccome che Giampiero è influenzato, adesso vuole che gli faccio io il resoconto. Fai il resoconto? Sì, oh, Giampiero, non sei là, che ti sozzi. E via la supposta, è sul comodino, che ora? Leggi, sì. Leggi il risultato, vai. Sì, signora, almeno legga il risultato. I risultati? I risultati. Sì. Glicemia 7,42, nella norma. Oh no! Le analisi sono... Il calcio! Signora, il calcio. Calcio lo prendi due volte al giorno, le analisi il medico. Che stai dicendo, vai? Sì. Oh Giampiero, ma vieni qua te, ma hai visto? Hai sta scrivania, io non so chi di, non è mestiere mio. Già quando stai male, io non ti so fatto. Bene, a te Pigna. Buonasera, Valenti. Adesso quello mio marito non c'è, se n'è chiuso. E allora...
Bene! Bene sì, però adesso che cosa facciamo? In sua vece abbiamo oggi la signora Pigna. A lei, Pigna, i risultati. Sì, i risultati non è che io li sappia molto, per dire la verità, perché questa è un po' la prima volta che io vengo da queste parti, vero? Ecco, allora mio marito è partito per le vacanze, l'ho spiegato questo? Sì. E allora, adesso io mi devo accontentare di pigliare il sole in terrazza con tutte le pigne di fuori. Bene, a te, carino. Tonino? Tonino, non entrare in acqua, Tonino? Vieni qui. Ti stai bagnando i piedi? No! Tonino, vieni qui, che cosa fai? Vieni qui. Vieni qui, che c'è il Valente di Timone. Ciao Paolo! Bene! La selva di Val Gardena, Pertini batte Bearzot 1-0 su scopone di Sandro al 15° minuto. A te la linea, Paolo. Bene! Senti, una voce in ciò dov'è? Bene! Hai fatto il bagno? No, non ho fatto il bagno. Bene! No, Sorga Leanze, non c'è più nessuno, sto a pulire lo studio, mi capisce? Catania Cagliari, pari o dispari? Valenti, pari o dispari? Pari! Dispari! Bim, bum, ba! 2, 2, 4, pari! Bene! Perché non si fanno le buche? Non si fanno perché la sabbia per noi piccini è radioattiva! A te, Giampiero! Mamma mia, Valenti! Giampiero mi ha accorcata di botte, Valenti! Bene! Bevi un corno, Valenti! Bene! Aspetta, vuoi sapere la Roma? Sì! Aspetta, glielo leggo io! Fa lo stesso, glielo leggo io. Mi scusi se faccio qualche errore perché non avendoci l'occhiale c'è sbrilluccico Paolo. Allora, dunque, dice, la partita è stata molto combattuta. Dice che la Roma giocava con la zona. Zona deve essere zona Trastevere, Magliana. No, non so. Sì. Io Valenti ti lascio e me ne vo. Piripipì, piripipò. Bene, bene, bene. Se ti vuoi dare una smossa che devo farmi il bagno buonasera, pure io. Figlia, buonasera. Buonasera, tata. Stiamo finendo, abbiamo il piedino destro e poi è finito. Subito da lei, Tonino il collo, dai. Io non lo vedo mai, Giampiero, e non lo so, non lo sa. Se voi lo sapete, se voi lo sapete voi, non sta collegati. Buonasera. È tutto, anche per questa domenica. Ci vediamo domenica prossima. Bene, arrivederci.